che dicevamo nel primo tempo figlio d'arte, il padre calciatore di club prestigiosi, la madre di Chicchi peraltro è stata una grande prima ballerina di flamenco. Il Valencia in attacco, dopo 30 secondi c'è stata una conclusione pericolosa di Alvaro, ora anticipato Penef, crispa, non aggancia Zola, adesso è rimasto solo davanti in attacco per il Napoli, Fonseca, non ha più il suo partner Careca, il Napoli con crispa, prestato Fonseca, addirittura Penef è andato a recuperare palla, Leonardo, il brasiliano, si libera di Tarantino che torna su di lui in modo irregolare, l'arbitro, l'austriaco Forstinger, comanda un calcio di punizione, vengono a contatto, a gioco fermo, crispa e Leonardo, poi arriva nei panni del giustiziere per il Valencia Penef, forte del suo 1,87 m, dei suoi 83 kg, vediamo i provvedimenti di Forstinger, attenzione, quarto minuto e mezzo della ripresa, ecco l'intervento di Tarantino su Leonardo, Forstinger ha chiamato a sé Leonardo e crispa e ci sarà probabilmente ammonizione. Intanto Pollicano ringhia ancora su Camarata, siamo in attesa della decisione arbitrale, eccolo qui, cartellino giallo per crispa e Leonardo. Diventano dunque 5 i cattivi, tra virgolette, di questa partita. Nel Napoli ammoniti Pollicano, Corradini e Crispa, e nel Valencia Camarasa e Leonardo. Tomas per il Valencia. Ferrara colpito di testa, poi Chiche. Un buon diagonale da fuori area per Chiche. Inquadrato Crispa. Una stagione cominciata un po' all'insegna della polemica, non c'è stato posto per Crispa nell'undici titolare progettato da Ranieri, ma comunque Crispa ora sta dando il suo contributo, può sempre tornare molto utile alla causa del Napoli. Intanto il signor Mittendorfer, guardaline sotto la tribuna opposta, ha fermato Alvaro cercandolo in fuori gioco. Stern, Tarantino, che si è ben comportato domenica scorsa a Foggia su Kolivanov, Belodedic, Stern, poi Ferrara, di prima Fernando con l'esterno del destro, la sovrapposizione di Alvaro su Penef lascia proseguire il compagno Galli e Corradini è andato a contrastare Tomas. Suggestive queste inquadrature dal basso che rendono anche un'idea d'insieme dello stadio Luis Casanova. La stampa spagnola aveva annunciato un tutto esaurito che in realtà non si è visto. Penef non si fa superare, Tarantino pur concedendo il calcio d'angolo al Valencia al settimo minuto della ripresa. La telecamera su Lubos Penef, ex CSKA di Sofia, è arrivato nell'89 a Valencia, il nazionale bulgaro, guadagna 1.200.000.000 di lire l'anno, una cifra notevolissima per i livelli spagnoli. Sempre attento Galli, davvero una serata all'altezza delle esigenze europee del Napoli, il tiro era stato di Ike. Zola, ottimo il suo lancio in occasione del gol di Fonseca e poi ancora Zola che si fa apprezzare anche nei recuperi difensivi. Ferrara travolto da Leonardo che si batte come un leone ma trova pane per i suoi denti con Crispa. Un pericolosissimo ai fini disciplinari gomito sinistro di Crispa. Leonardo per il Valencia. Francini.
entrato in campo dall'inizio della ripresa al posto di Careca. Chiche, Penef, c'è Pollicano adesso su Penef. Stern, una deviazione solo parziale, Camarasa, Leonardo, non trova il varco giusto il Valencia, il Napoli difende il suo gol di vantaggio preziosissimo, anche perché ottenuto in trasferta. Holzinger invita Francini a rispettare la distanza su questo calcio d'angolo per i bianchi di Gus Hiddink. Pollicano, Tomas, non molto dosato questo destro, comunque ha agganciato Fernando. Chiche, alla meglio su Terna, Tomas, testa a terra a Chiche, su di lui c'erano Terna e poi Pollicano. Attenzione a Roberto, a tu per tu con Galli, e c'è il pareggio, incredibile leggerezza, lasciato solo Roberto, è il nono minuto e mezzo. Roberto ha potuto controllare di petto in area di rigore, stavolta il pur ottimo Galli non ha davvero potuto nulla, forse una disattenzione da parte di Francini. Il gol del pareggio e arriva al nono minuto del secondo tempo. Intanto c'è un'espulsione di Chiche, espulso Chiche. Non finiscono mai i colpi di scena in questa partita a Valencia, espulso Chiche per una gomitata probabilmente con palla distante. Napoli in superiorità numerica a partire dal decimo minuto. Intanto rivediamo il gol del Valencia, è andato a vuoto Francini. Roberto ha potuto controllare e ha trovato l'angolo più vicino. Chiche punito per una gomitata a Pollicano. Dunque Valencia 1, Napoli 1. È tutto da seguire questa fase centrale finale della ripresa qui a Luis Casanova. Tanto rivediamo, non funziona nemmeno il fuorigioco, va a vuoto Francini, Roberto controlla e intanto menano come fabbri adesso quelli del Valencia, arriva anche Crippa, mi sembra sia rimasto a terra Ferrara. Ricordiamo, espulso Chiche al decimo del secondo tempo, Valencia in 10. Eh sì, è Ferrara, c'è la fascia di capitano sul braccio sinistro. Roberto non ha mancato l'occasione concessa dalla difesa del Napoli al nono del secondo tempo. E ora i tifosi del Valencia inveiscono all'indirizzo della tribuna d'onore dove si trova il presidente del Napoli Perlaino. Si rialza intanto Ferrara, il Napoli deve tenere i nervi ben saldi, non può, non deve sciupare questo risultato preziosissimo anche con il pareggio. Il Napoli ha segnato un gol, è in una situazione di chiaro vantaggio considerando la prospettiva del ritorno al San Paolo. E ora il Napoli può giocare questi ultimi 32 minuti di gioco in condizioni di superiorità numerica. Ferrara, Tern, in grande evidenza Tern in occasione dei campionati europei nella sua Svezia, vince il contrasto Fernando, la palla arriva però docile dalle parti di Giovanni Galli. Pari, confronto tra squadre di rango, una sfida che, come ha detto anche Ranieri, avrebbe meritato almeno una semifinale e invece la perfidia del sorteggio ha voluto questo confronto al primo turno. Ci furono anche delle polemiche perché pur essendo testa di serie il Napoli si trovò di fronte nel sorteggio in questo primo turno un avversario di tutto rispetto, pare per la correzione di un errore del computer.
che determinò proprio nelle ore precedenti il sorteggio il cambiamento di gruppo per il Napoli, che fu messo in una fascia più forte. Stern, Zola, non riesce a superare Camarasa, poi subisce fallo, si rialza Camarasa, non ha concesso il vantaggio Hiddink. Piovono oggetti dagli spalti sul rettangolo di gioco. Atmosfera rovente qui a Luis Casanova. Valencia 1, Napoli 1. Dopo il gol di Fonseca al 20° del primo tempo, il pareggio di Roberto al 9° della ripresa. Crippa, Stern, Policano prova a pescare Fonseca, che adesso non può più dialogare con Careca negli spazi stretti. Un automatismo, un'intesa che ha funzionato ottimamente in questa fase iniziale della stagione degli azzurri partenopei. Tomas, Penef, non ha superato Corradini. Ed ora Fonseca si può giocare, dice Guardalino, e Fonseca velocissimo contro Sempere, ed è il raddoppio, ancora lui, Fonseca, è il 15° del secondo tempo, l'abbraccio di Zola, arriva anche Crippa. Valencia 1, Napoli 2, spietato Fonseca per l'esultanza dei tifosi partenopei che hanno voluto seguire la squadra in questa trasferta a Valencia. Sconsolato Sempere, tutta la metà campo libera per Fonseca, velocissimo, rapidissimo, nonostante dovesse controllare la palla è stato più veloce di Giner, e poi con freddezza ancora di sinistro ha depositato nel sacco. Rivediamo da altra angolazione per la gioia dei tifosi partenopei. Fonseca stavolta sceglie l'angolo più lontano, spiazzando Sempere. Emblematica questa immagine di Daniel Fonseca, trascinatore del Napoli a Valencia. Ed ora per la squadra di Hiddink è davvero dura, anche in considerazione della inferiorità numerica oltre che della partita di ritorno alla San Paolo. Tomas, Camarasa contro l'altro numero 3, Policano, abbastanza teso il traversone di Camarasa, non riesce a completare il controllo Fernando. Alvaro, ancora Alvaro, la finta su Crippa e poi un cross di sinistro sbagliato, rimessa in favore del Napoli, e si sentono solo i tifosi partenopei. Lo scatto di Fonseca nella propria metà campo, è cominciata l'azione, quindi posizione regolarissima, la rapidità di Fonseca che nonostante la corsa di 40 metri riesce a depositare con freddezza e lucidità. Penef, lui Tarantino che non gli concede spazio, non se ne è sentita Ranieri di rischiare dal primo minuto Francini, che ha saltato le prime due giornate di campionato per una distorsione alla caviglia destra, e poi ha mandato in campo Francini nel secondo tempo al posto di Careca, che si era infortunato alla coscia sinistra nel corso del primo tempo. Intanto il cross di Leonardo troppo largo per i compagni d'attacco. Un Napoli che dunque ritorna nelle competizioni europee con una prestazione di grande carattere, di grande qualità, anche se naturalmente c'è ancora molto da giocare, ma c'è intanto un vantaggio rassicurante. I partenopei allenati da Bigon nel secondo turno della Coppa dei Campioni 90-91 furono eliminati per 5-3 ai calci di rigore dallo Spartak di Mosca. Una prestazione splendida quanto sfortunata, quella del Napoli nella gara di ritorno a Mosca, era il 7 novembre del 90, ci fu la sconfitta ai calci di rigore dopo una grande dimostrazione di carattere. Intanto Tomas, contrastato da Ferrara al momento del tiro, si ripropone subito in attacco il Napoli. Terna ceduto a Crippa, Zola, Zola in posizione regolare, al centro c'è Fonseca, lo vede Zola, il passaggio è troppo avanzato,
poi arriva anche Policano, ancora centro area Fonseca, Policano, e c'è Fonseca per la tripletta, tripletta di Fonseca, terzo gol del Napoli, è il 18esimo, spietato questo giovane attaccante uruguaggio, Fonseca, inesorabile, si propone come la grande stella del Napoli, 92-93, Fonseca, doppietta a Foggia in campionato, terzo gol qui al Luis Casanova, tutto in discesa ora per il Napoli, intelligente Crippa nel mettere in movimento Zola che subito ha cercato l'assistenza per Fonseca e poi si è accorto dell'arrivo di Policano, allora è andato a piazzarsi sotto misura e Policano ha inventato il dribbling ai danni di Camarasa, molto lento nell'occasione, poi ha messo su un piatto nemmeno d'argento ma di platino direi la palla del terzo gol a Fonseca che non ha sbagliato. Valencia 1 Napoli 3, da ricordare che il Valencia gioca in inferiorità numerica 10 contro 11 per l'espulsione di Chiche. Ancora il Napoli scatenato, Pari, Crippa, è sbagliato il passaggio di Pari, stavolta Belodedic che ha lasciato un po' a desiderare in occasione dei contrattacchi del Napoli, Belodedic può recuperare, naturalmente morale davvero sotto le suole per il Valencia di Gus Hiddink. Penef, uno dei migliori sicuramente tra i suoi, ma ha potuto ben poco anche perché ha trovato sulla sua strada un Galli davvero in grande serata. Ora una sostituzione tra le fila dei bianchi, esce il numero 5 Giner e va in campo al suo posto con il numero 12 Arroyo. Carlos Arroyo Ayala, 26enne, ha segnato l'unico gol messo a segno dal Valencia finora nella Liga Spagnola nella prima giornata. Alvaro prova il doppio passo ai danni di Francini che ha la meglio, sarà molto contento Ranieri soprattutto della immediatezza della risposta offensiva del Napoli una volta che la squadra torna in possesso di palla, non ci sono esitazioni, non ci sono lentezze, molta rapidità e uomini che si trovano sul campo e Careca può stare tranquillo perché oggi Fonseca ha fatto gli straordinari, ha giocato anche per lui nel corso del secondo tempo segnando altri due gol, ancora Fonseca, un incubo per il Valencia, Camarasa riesce l'aggiramento a Camarasa, Belodedic, Fernando, scivola Penef, ne approfitta Corradini, molto tempestivo Ferrara, ora con la superiorità numerica Zola può giocare leggermente più a ridosso di Fonseca, Tomas cerca l'inserimento a Leonardo, ben appostato Crippa, Zola, Stern, indietro c'è Crippa, Stern sceglie ancora Zola trovando il corridoio, saltato Fernando, norma del vantaggio, Fonseca apre per Policano, passaggio troppo lungo però, sciupata stavolta banalmente l'azione offensiva, non ha dosato bene Fonseca, rivediamo intanto l'azione del terzo gol con la camera piazzata dietro la porta del Valencia, Policano davvero ingenuo, Camarasa concede eccessivo spazio e Policano pennella l'assistenza per Fonseca, tre gol per lui. Penef tenta addirittura la finestra, Tarantino recupera Penef, però Roberto allontana Terna, Zola ha spazio davanti a sé, cerca di approfittarne, a sinistra è libero e riceve Policano, lancio per Fonseca, Camarasa in buon palleggio recupera,
ha tentato il dribbling a rientrare Fonseca. Davvero una brutta serata per Camarasa. I minuti della ripresa sono 23, Valencia 1, Napoli 3. Un risultato che consente alla squadra di Ranieri di ipotecare il passaggio al secondo turno, ma intanto c'è Penef. Roberto riesce a colpire di testa, ma stava arretrando naturalmente con il corpo. Nessun problema per Galli. Scrippa. Arriva Policano dall'altra parte, buon controllo in corsa e ottiene anche il calcio d'angolo Roberto Policano. Intanto sta per essere effettuata la seconda sostituzione. Hiddink manda in campo con il numero 14 Eloy e concede riposo ad Alvaro. Dunque in campo Eloy. José Olai Aprendes, 28enne, nato a Gijón, nelle Asturias, anche 15 presenze in nazionale, Eloy con un gol, Eloy soprannominato Topolino. Eccolo subito in azione, Tarantino. Niente da fare per Penef. Crippa. Non passa Zola, che è comunque rimessa laterale in favore del Napoli. Francini chiama la rimessa laterale, pari. Fonseca dunque alla prima occasione utile, ricordiamo che anche per lui è il debutto nelle coppe europee. Alla prima occasione utile, tre gol, subito si colloca tra i marcatori europei del Napoli. Intanto pari contro Tomas. Vicino c'è Francini, Policano. Riesce a toccare per Ferrara, Zola. Domina il campo il Napoli, Crippa. Il colpo di testa di Ferrara, che si è appoggiato sull'avversario Belodedic, resta a terra Ciro Ferrara, eccolo inquadrato, si continua a giocare, vediamo se Leonardo metterà la palla in fallo laterale e invece insiste il Valencia. Intanto la regia ripropone l'intervento irregolare di Ferrara, che peraltro ha avuto la peggio nel duello con Belodedic. Arroyo in area di rigore. Camarasa, arriva Fernando, il destro, sbaglia l'impatto con la sfera Fernando, non è stato molto sportivo il Valencia in questa occasione, e vedete che Carmando sta assistendo il capitano del Napoli, Ciro Ferrara, che stasera raggiunge Bruscolotti al secondo posto nella classifica relativa alle presenze dei giocatori del Napoli nelle coppe europee. In testa c'è Giuliano con 36, poi Bruscolotti e Ferrara a quota 26. Dicevamo prima degli Eurobomber del Napoli. Canè 8 reti, Careca 7, Altafini 6, Maradona 5. Ma Maradona probabilmente sarà raggiunto al più presto da Fonseca. Arroyo e poi la conclusione da parte di Eloy di sinistro. Galli ancora una volta dice no al Valencia. In grande forma Giovanni Galli, una sicurezza per il Napoli. Ha vinto una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea, due Supercoppe Italiane, peraltro la seconda con il Napoli, dopo i trionfi con il Milan. 28esimo minuto, calcio d'angolo per il Valencia, che sciupa questa possibilità. Crippa. Stern, forse un fallo di mano. Zola. Trattonato irregolarmente da Belodedic.
stato pagato 300 milioni di pesetas Belodedic, circa 3 miliardi e mezzo di lire. Ma intanto il Napoli con Zola, Zola contro Belodedic, nettamente più agile Zola, prova a pescare Fonseca che era invece rimasto più vicino al limite dell'area di rigore. Riparte il Valencia con Eloy, Valencia in 10 contro un Napoli padrone del risultato e del campo. Domenica prossima il Valencia ospiterà in campionato il Siviglia, che proprio ieri ha spedito al Napoli un fax, ce ne parlava Salvatore Diasso durante il primo tempo, un fax con il quale si offrono 3 miliardi di lire per il cartellino di Maradona, un'offerta molto più bassa rispetto alle aspettative del Napoli e del suo presidente Ferlaino, che già ieri aveva raggiunto qui la squadra a Valencia, che è in tribuna stasera al Casanova naturalmente. Un Napoli che si è imposto una specie di silenzio stampa, non vogliono i giocatori, i dirigenti del Napoli parlare di Maradona almeno fino a che non sia conclusa questa sfida di andata con il Valencia. Penev fornisce le sue spiegazioni al direttore di gara. Luboš Penev si è battuto con molto orgoglio ma non abbastanza assistito. Penev che ama molto la vita notturna, una sua scappatella prima dell'inizio del campionato spagnolo durante un ritiro del Valencia ha portato ad una frattura con il tecnico Hiddink che si è letteralmente infuriato. Poi Penev ha ricevuto il perdono del suo allenatore e della società. Ferrara cerca gloria in attacco, prova il passaggio di ritorno Zola, ritorna Ferrara, Sempere per Tomás. Il Valencia per la gara di stasera ha recuperato dal primo minuto Roberto e Giner, il primo era stato fermato per 3 settimane dalla varicella addirittura. Giner aveva avuto una lesione ad una gamba, recuperi che non sono serviti però. Ora la torre di Penev, traversa di Fernando, inserimento di Fernando che è stato lasciato solo, perfetto l'appoggio aereo da parte di Penev, immediato il destro di Fernando e stavolta il Napoli è stato salvato dalla traversa. Valencia anche sfortunato. Ecco inquadrato il capitano dei bianchi, Fernando, rivediamo. Ottima l'assistenza di Fernando che è in posizione regolare, resta indietro Terne, il destro di Fernando, il tuffo in vano di Galli ma c'è la traversa, poi la palla che rimbalza al di qua della linea. Lo scatto di Penev inseguito da Corradini, una partita che è ancora viva. Penev protesta contro la decisione di Forstinger, ma mi è sembrato evidente l'intervento irregolare di Penev che ha spostato Corradini. 32esimo del secondo tempo, Valencia 1, Napoli 3. Il timbro di Fonseca su questa gara europea del Napoli. Domenica prossima il Napoli giocherà in casa con l'Inter, ricordiamo che gli azzurri di Ranieri sono in corsa anche nella Coppa Italia, il terzo turno li opporrà al Verona, prima partita il 7 di ottobre, poi il ritorno il 28 dello stesso mese. Terna, scatta Fonseca, ha sbagliato il passaggio. Francisco José Camarasa. Poi Arroyo, Eloy, Penev. Buona questa manovra del Valencia, conclusa da Arroyo. La palla non ha girato come avrebbe voluto il numero 12 del Valencia che ha cercato l'esterno destro. Intanto viene riproposta la traversa colpita da Fernando, un tiro violentissimo. Quasi esultavano per il secondo gol i tifosi del Valencia. Belodedic, il suo record di primo giocatore a vincere con due squadre diverse la Coppa dei Campioni, ricordiamolo ancora una volta, Steaua Bucarest, Stella Rossa di Belgrado, è stato poi eguagliato quest'anno da Ronald Koeman, che dopo il trionfo con il PSV Eindhoven
ha vinto con il Barcellona proprio a spese della Sampdoria. Kelodedic, Leonardo che è calato molto nel secondo tempo. La rimessa laterale è in favore del Napoli. Inquadrato Leonardo, ha giocato con il San Paolo e con il Flamengo e ha un contratto fino al 95 con il Valencia. Zola, prestazione notevole quella di Zola, non passa tra Roberto e Leonardo. Fernando, Arroyo, in linea Eloy, Arroyo, Penef, molte maglie azzurre intorno a lui, Penef, Arroyo, a vuoto Francini che non aggancia, Eloy, cross, Tern, in due tempi, e poi Zola, due contro due, aveva cercato di restare in linea Fonseca con Camarasa, ma c'è stato un mezzo metro di troppo nella posizione di Fonseca. Belodedic, Tomas, Francini mette in movimento Policano, stavolta è regolare la posizione di Fonseca, ancora uno scatto, Camarasa, il colpo di tacco di Fonseca che cerca il numero di alta scuola a beneficio di Gianfranco Zola, stavolta altruista Fonseca. Ancora il Napoli, Zola, c'è Policano, riceve, 35esimo, è ingenuo Policano, si fa portare via la palla da Eloy, ha abbassato un po' la concentrazione stavolta Policano. Penef fa vedere buoni fondamentali, Penef, poi Eloy, Tern, preziosissimo stasera, Leonardo, Belodedic, Tomas, onore al Valencia per l'orgoglio e la spinta. Sotto di due gol in casa il Valencia, ancora la forza per insistere in attacco, ma naturalmente si espone alla giocata di rimessa del Napoli. Policano, non c'è intesa con Fonseca, a sinistra c'era anche Crippa. Eloy, sulla fascia chiude Francini, Arroyo, attaccato da Ferrara, sgomitano i due, Penef, Corradini, qualcosa non aveva funzionato nel Napoli a Foggia per il reparto difensivo, stasera invece i difensori del Napoli hanno scalato le marcature con buon sincronismo, direi. Leonardo, Belodedic, Leonardo, Corradini, Crippa, Tarantino, Tern, di prima per Zola che aggancia, può lanciare Fonseca, Fonseca, l'uscita di Sempere, Fonseca castigato veramente dal guardalinee, tutta da rivedere questa azione, resta stupito Fonseca che mi sembrava in posizione regolare, ma naturalmente occorre la verifica delle immagini, stupito Fonseca per la segnalazione del guardalinee, era lanciato verso il poker straordinario, intanto Leonardo con un destro imbarazzante, direi. Eccolo inquadrato, Leonardo. Era regolare la posizione di Fonseca, anche se la camera non era posta perfettamente in asse, sembrava volesse darci un'altra chance la regia spagnola. Comunque 3-1 per il Napoli. E intanto in tribuna qualche tifoso del Valencia sottolinea con applausi il cartello alzato da un tifoso che invoca l'acquisto di Romario
che peraltro il tecnico Gus Hiddink conosce benissimo, visti i trionfi del PSV Eindhoven. Punizione per il Valencia, Tarantino, poi Fernando, Pari, Tarantino, Corradini, Zola. A destra c'è Crippa, Zola chiama su di sé Belodedici, poi lancia Fonseca. Fonseca, Camarata, ancora Fonseca, stavolta la parata di Sempere. Sempre temibile il sinistro di Fonseca, una serata da incorniciare. Eccolo inquadrato. Intanto c'è Penef, un momento di distrazione di Tarantino che poi ritorna. Penef fa valere tutto il suo peso, poi trova Corradini per il calcio d'angolo. 6 minuti alla fine dell'incontro. Sicuramente il pubblico del Napoli saprà sostenere i propri beniamini nella gara di ritorno al San Paolo dopo questo splendido risultato. Prova anche dalla distanza Camarasa, niente da fare per il Valencia. Un 3-1 che conferma ancora una volta la pericolosità del Napoli, soprattutto nelle partite in trasferta. Il contrattacco era veramente l'arma temuta da Hiddink, che lo ha più volte sottolineato nel corso della conferenza stampa di ieri. Il Napoli, purtroppo per lui, gli ha dato ampiamente ragione. Ricordiamo che il Valencia ha 3 precedenti con le squadre italiane nelle coppe europee, eliminò Inter e Roma in 2 diverse edizioni della Coppa delle Fiere e fu invece battuto dalla Roma, lo abbiamo già ricordato, nel secondo turno della Coppa UEFA 90-91, una partita ricca di veleni anche per alcune decisioni arbitrali, soprattutto nella gara di andata qui al Casanova. Penef, il migliore tra i suoi sicuramente. Leonardo, Tomas, Crippa, Belodedic, ha scavalcato Fonseca, Camarasa, Tomas, Fernando, Pari, Crippa, poi spazza via a Ferrara cercando di pescare Fonseca, che guarda ancora una volta sconsolato il guardaline. Ero al di qua della metà campo, dice Fonseca al direttore di gara, eloquente il suo gesto. Intanto ancora il Napoli, 11 contro 10, Zola, Francini, Fonseca, regolare la posizione, Fonseca, e sono 4, micidiale, 42esimo del secondo tempo, protesta Sempere, ma c'è ed è concesso il 4° gol per l'esultanza dei tifosi del Napoli, premiati per questo loro attaccamento qui nella trasferta in Spagna. Fonseca, 4 gol per lui, 4 per il Napoli, riceve l'abbraccio del suo capitano, perfetto il passaggio di Francini e Fonseca ha colpito ancora una volta in un solo colpo 4 Eurogol per il Napoli nel tabellino personale di Daniel Fonseca. Regolare la sua posizione e un sinistro di giustezza sull'uscita di Sempere, era addirittura indietro Fonseca, spietato, micidiale. Il Valencia tramortito da un Napoli preparato all'evento internazionale. Ora ancora Fonseca cercava di lanciare Policano, Tern cambia, Policano, a sinistra c'è Tarantino, cerca gloria anche lui in attacco, il cross di Tarantino,
e poi una spinta di Policano ai danni di Roberto, che a parte il gol nel secondo tempo è sparito. Non ha dato apporto Roberto al centrocampo del Valencia. Fernando ha dovuto fare gli straordinari anche in fase offensiva, Fernando che peraltro è uno dei centrocampisti spagnoli con più familiarità con il gol. La scorsa stagione ad esempio per Fernando 36 partite, 10 reti. Dunque Napoli che può già considerarsi qualificato al secondo turno della Coppa UEFA, è inimmaginabile a questo punto una rimonta del Valencia. Intanto Fonseca, attenzione, ancora in area Camarasa, Fonseca, la finta, mette a terra Sempere, deposita, straordinario, è uno scherzo per Fonseca, 44esimo e sono 5. Applausi a scena aperta anche del pubblico spagnolo all'indirizzo di Fonseca. Valencia 1, Napoli 5. Fonseca dominatore non soltanto direi dei sei confronti italiani di oggi, ma direi forse proprio in assoluto del primo turno delle coppe europee. Considerate tutte e tre le manifestazioni, 5 gol in casa del Valencia. Davvero inimmaginabile, pur con tutto il rispetto per le qualità di questo ragazzo e per la forma del Napoli, ed ora l'arbitro dice che può bastare così, solo 20 secondi di recupero nella ripresa. Valencia 1, Napoli 5, l'incredibile risultato di questa gara di andata del primo turno della Coppa UEFA che proietta il Napoli già al secondo turno, ma tra due settimane naturalmente ci sarà la gara di ritorno al San Paolo. Molto facile il riepilogo nel tabellino dei marcatori, 5 gol per Fonseca, 1 nel primo tempo, ben 4 nella ripresa. Per il Valencia aveva accorciato, aveva pareggiato all'inizio della ripresa Roberto, poi si è scatenato il Napoli e con lui Fonseca. È tutto dallo stadio Luis Casanova, grazie per l'attenzione e a risentirci alle prossime occasioni di calcio internazionale proposte dalla testata giornalistica sportiva.